Il numero dei contagi per coronavirus è in calo rispetto ai giorni scorsi. In Regione Campania sono 16.977 i nuovi positivi per Covid-19 su 102.720 tamponi analizzati. Invece per quanto concerne i decessi sono 24 nelle ultime 48 ore e 4 morti in precedenza, ma registrati ieri. Un numero notevole in media però con quello dei giorni precedenti. Dolore anche in provincia di Salerno. È morto Giuseppe Comodo, 69enne, medico del 118, deciso sostenitore delle terapie domiciliari che affrontava con grande coraggio e determinazione. È stato stroncato dal virus all'ospedale di Scafati. Era un medico in pensione Giuseppe Comodo ad aprile del 2020 nel pieno della... Primissima emergenza aveva chiesto e ottenuto all'ASL la prosecuzione del suo rapporto di lavoro. Effettuava i turni come medico del 118 presso il PSAUT di via Vernieri dopo aver lavorato per tanti anni al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Lo conoscevano tutti i volontari del 118. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sul social Facebook. Intanto in provincia il Covid continua la sua corsa. A Salerno si registrano altri 203 casi positivi, 9 tamponi sono stati analizzati dal laboratorio del Ruggi mentre gli altri 194 dai laboratori privati. I dati si riferiscono ai tamponi analizzati il 19 gennaio e trasmessi ieri. Oltre 3.000 i casi in tutta la provincia. Intanto in una nota regionale si evince che a fronte della confusione generata da interpretazioni infondate si riconfermano i numeri raccolti dalle unità di crisi in relazione ai contagiati in campagna in età scolastica e trasmessa nella giornata di martedì scorso 25.745 positivi registrati tra l'11 e il 17 gennaio 2022. Il ministro Patrizio Bianchi alla Camera ha risposto a De Luca confermando che in Campania c'è il 4,9% delle classi in quarantena, dato percentuale al di sotto della media nazionale che si attesta al 6,6% ed è superiore alla media nazionale anche la quota degli studenti che stanno seguendo le lezioni fra i banchi. In Campania infatti il 90,2% della popolazione scolastica non è in corsa in quarantena o altri problemi collegati al Covid.